Benvenuti a 10 istanti, la trasmissione dove presentiamo un ospite attraverso 10 scatti della propria vita social. E oggi abbiamo in studio Laura Falcinelli. Benvenuta Laura. Ciao. Come stai? Tutto bene. Allora Laura, raccontami un attimino, te ti occupi di musica, sì. Questo è evidente anche dal profilo Instagram, e ti occupi anche di gioielli. Sì, mi occupo di una linea di bijou che disegno io personalmente, fatta in ottone. Sono dei veri e propri gioielli, però in realtà sono fatti con materiali così poveri, diciamo. Ok, poveri nel senso del materiale, però c'è un grande design da quello che si vede. Sì, il design è... io tratto i bijou come fossero propri gioielli, infatti tutta la lavorazione è estremamente curata e li amo molto, li hanno molti. Tutti i miei simboli. Infatti iniziamo già dal primo istante, così conosciamo bene cosa fai. Okay. dai social. Allora, qui raccontami un po' questa foto. Allora, questa foto è con il grandissimo Max Weinberg, che è il batterista di Bruce Springsteen da tantissimi anni, della E Street Band, con cui ho suonato, con grande onore aver suonato con lui per 2 anni al Mix Festival a Cortona, insieme a tanti altri artisti del territorio. E insomma, diciamo che più sono grandi gli artisti, più sono alla mano, esatto. Sì, sì. Ma quindi qui stiamo parlando della tua grande passione, che è la musica. Sì. La musica, da dove nasce questa passione? Raccontami ma un po'. In realtà ho iniziato con la danza classica da bambina, ma perché avevo bisogno, sentivo la musica così nel mio corpo, avevo bisogno di esprimermi. Ma subito ho cominciato a cantare il blues e il jazz proprio da adolescente, e da lì è partito tutto. È partita, ma senza smettere mai. Una passione che ti porta, andiamo al secondo istante, vediamo, è una passione che la rivedremo spesso, quindi ecco, per esempio qui sei a un concerto, questo, no? Questo è proprio il concerto di Cortona con Max Weinberg, credo quello con Beaton, che è anche il pianista di Bruce Springsteen. È una grande era emozione. Era un pienone qui. Sì, un sacco, la piazza di era stracolma, ma per loro sono due personaggi incredibili. Musicisti pazzeschi, insomma, hanno tantissimi appassionati, per cui il pubblico era proprio sold out. Com'è la vita di un musicista? Perché uno si immagina sempre solo la parte bella, no? Il successo, gli applausi, invece poi c'è tutta una vita. Bella piena, no? Sì, è una vita di, prima di tutto, di grande passione in tutti i sensi, nel senso che tu hai una grande spinta e anche se hai grande rispetto per la musica, una grande difficoltà nel proporre le tue cose, perché c'è tanto lavoro dietro, più di quello che si immagina. Per cui alti e bassi, un grande amore che ti trascina tutta la vita, per cui direi soltanto dei pro. Dei pro, bene, sì. Bene. Qua invece in questo istante cosa vediamo? Qui siamo sulla parte più artistica. Sì, questo è un quadro olio che ho fatto io ai tempi dell'Accademia di Belle Arti. Io ho fatto pittura e ho sempre disegnato e ho fatto anche molti quadri che sono a casa, non mi occupo di mostre, non faccio mostre, non sono... Perché non hai tempo, immagino. Non ho perché... tempo, no, ma non credo neanche, non lo so, magari un giorno farò una mostra, però non ci ho mai pensato. Ok. E però mi piace molto esprimermi attraverso il disegno. Il disegno. Sì, sì, molto. È una grande passione anche questa, però ecco, è dietro tutte le altre cose che faccio, perché non ho proprio il tempo materiale di portarla avanti. Sì. Andiamo al prossimo istante. Ecco, qui però è sempre una tua passione, quella dei gioielli, sì. Ricordiamo, sì. Ma è molto collegata all'arte che dicevi prima, no? Il disegnare, no? Sì, questo è un bijou, la prima collezione che ho disegnato, che rappresenta appunto questa parte materica. Questo è una lavorazione in elettrofusione, questo sono dei cerchi lavorati come se fossero sbalzati, io tratto la materia come se fosse proprio una scultura e ho sempre dei riferimenti simbolici, il cerchio che è appunto dagli egizi a noi rappresenta tantissime cose, dal sole ai pianeti, alla luna, all'infinito, se vogliamo, con questo incrocio, il tempo, certo. La fertilità, tanta roba. Ok, la continuità, la mi continuità, viene in mente sempre, sì. Un po' questo, sì, perfetto, esatto. Perfetto. Andiamo al prossimo istante, numero 5.
Qui vediamo, questa è la tua linea proprio, sì, di gioielli, ma qui eri a una mostra? Sì, questo è Oro Arezzo, che aveva fatto uno splendido spazio per i designer. Ah. E io avevo questo spazio e sono grata da Oro Arezzo, che aveva portato dei designer bravissimi anche da Roma, e avevo il mio... Il tuo spazio dove ho potuto far vedere le mie creazioni. Il mondo del design immagino che è anche molto condivisione, no? Si impara tanto anche da altri. Sì, sì, ci sono dei designer meravigliosi, si guarda, ci si confronta, poi ognuno deve mettere il suo. Sennò quelli che copiano non ci piacciono. Certo. Per cui la personalità emerge in ognuno di questi design che era lì, era veramente interessante, materie diverse, concetti diversi, contemporanei, molto belli. Perfetto, andiamo subito al prossimo istante. Allora, qui torniamo un po' nel discorso della musica, raccontami, questo scatto è in un teatro? Questo è il Teatro Signorelli di Cortona, e per il premio donna di quest'anno, e qui ho il contrabbasso di un mio musicista, di Mauro Maurizi. In realtà io non suono il contrabbasso, però me l'ha prestato e ci è venuto fuori questo scatto che ci piaceva. Che poi il tuo stile qui, da quello che vedo anche dai tag, è jazz principalmente, raccontami un po' lo stile di musica che fai. Di base io sono soul, una cantante soul, jazz, cioè la musica nera è quella, la radice dove io ho attinto molto, però scrivo in italiano, scrivo musica italiana, mischio il Mediterraneo con l'Afro-America. Quindi anche lì dai una tua interpretazione. Sì, per forza, tutti dopo. Cioè, non ha senso non fare quello che si è, non sarebbe creativo. Ok, non ti darebbe la spinta per... Non per, mi interesserebbe. Non ti interesserebbe. No. Un'altra delle passioni, non è facile ritrovarla nel tuo profilo, qui è la tua mascotte, immagino, no? Lei è Daisy, che è il mio cagnolone, perché è un leone in pratica, e è un pastore tedesco, potete vedere, meravigliosa, buonissima, dolcissima, io l'amo, amo gli animali. In generale, so che hai anche dei gatti, non tre ho gatti. Tre, sì, gatti, come si non trovano? Non stanno insieme, sono separati? Sì, sì, perché lei è buona, ma non... Ma l'istinto... Ma l'istinto, non sono non abituati. Mettiamola alla prova, esatto. Non mettiamola alla prova, sì, via, sì, per sì. Capirci. Andiamo al prossimo istante. Numero 8. Qui di nuovo, questo è un gruppo? Sì, questo è uno dei gruppi con cui io faccio serate. Ah. Marco Patalocco, Mauro Maurizi. Ho diversi gruppi, diverse formazioni, okay. Più jazz, più soul, musica original, più elettronico, perché mi piace muovermi in vari fronti. In base allo stile, no? In base, sì, a quello che vuoi rappresentare. Sì. Quindi salutiamo anche gli altri che non tutti sono rappresentati, sì, qui. Sì, adesso è uscito una cosa molto nuova che si chiama Overexposed, con un gruppo, poi ho un gruppo invece di musica quasi spagnola, gitana, jazz. Mi occupo di vari fronti, perché mi annoierei da matti. Annoieresti. Sì, sì, sì. Questo è si vede che anche nel profilo, no? Che mescoli molto, sì, le cose. Io sono una mescolatrice nata. Proprio mescolatrice. Io. Sì, io shakero tutto. Che rapporto hai con le nuove proposte musicali, per esempio? Come ti trovi? Ma io ascolto tantissima musica contemporanea, anzi, forse la parte che ascolto di più. Mi piacciono moltissimo artisti come Solange, gente che fa appunto quasi della musica concettuale. Ok. E poi musica elettronica. Un po' di tutto. Sì, sì, di radice sicuramente ci deve essere il groove, okay, nella mia musica, quello sì. Ok. Qui invece sei con, va bene, qui grande persone Enzo. Famosissime, questo, no? È il compleanno di Enzo, con Paolo Pasquini, la Sandra, Paolo, la mia mamma, qui. È un raduno, perché io Paolo e la Sandra siamo cresciuti insieme, ci conosciamo da una vita. Enzo lo conosco da tantissimo, è l'uomo più rock del panorama musicale italiano. Assolutamente. Assolutamente. Perfetto, perfetto. Poi tra l'altro salutiamo anche Paolo, che lo conosco, ho avuto modo di conoscerlo. Pasquini. Andiamo avanti all'ultimo istante. Ok, qui è la copertina. Questa è la copertina del mio primo album, che è uscito qualche anno fa, dove mischio di tutto. Quindi qui è un riassunto di tutto quello che fai, esatto, diciamo? Qui c'è proprio dalla musica nera ai rapper, al funk, alla musica appunto europea contaminata dai generi afro.
E qui è proprio un viaggio musicale. Io sono molto orgogliosa perché suona, il produttore è Francesco Rossi, che è un grande produttore. C'è dentro una marea di artisti, musicisti, che sconvolge veramente, è una pazzia aver fatto questo disco. Ci è voluto tanto tempo, però è la mia prima impronta e mi assomiglia. E questo, caspita, è importante. Questo è importante. Sì. Quindi ne vai fiera, via, da, sì, da come lo racconti. Perché è un disco racconti. Completamente libero, non c'ha nessuna velleità, diciamo, commerciale, ma è proprio un racconto delle persone, mettono tutti dentro qualcosa, quel fuoco proprio, il fuoco musicale, passione, che hanno. E sì, quindi sono curioso, andrò a cercarlo. Sì. Ok, siamo arrivati all'ultimo istante, è stato un piacere, Laura, averti qua come ospite, e vi ricordo, se state guardando questo contenuto sui social, condividete e commentate, se invece siete davanti alla televisione rimanete sintonizzati. Alla prossima puntata!